Bella gente, buongiorno. Come vedete, stamani ci siamo svegliati con un po' di nuvola. Si sta preparando al brutto tempo, come previsto. Abbiamo dormito in questo posto estremamente tranquillo, anche qua. Ieri sera eravamo qui fuori che ci stavamo gustando il panorama. A un certo punto il telefono mi ha fatto un rumore, ma non mi era mai successo, non sapevo che esistessero ste robe. Probabilmente perché il telefono ha riconosciuto la posizione, insomma vede che si prende la linea greca, e mi è arrivato una sorta di messaggio che fra l'altro vedete è sempre qui, che è mezzo in greco e mezzo in inglese, e praticamente dove ci avverte che da stasera a domani mattina ci sono dei temporali forti con delle allerte meteo. Quindi non mi era mai successo che arrivassero dei messaggi, vi dico la verità, con l'allerta meteo così, però un servizio, ma probabilmente non ce l'avevo io attivati sul vecchio telefono, ora che ho cambiato telefono probabilmente invece ci sono, però strano perché a casa non mi arrivano. Quindi siccome dobbiamo anche fare la lavatrice noi, perché siamo oggi ragazzi un mese di viaggio, siamo al 5 di novembre e noi siamo partiti al 5 di ottobre, quindi siamo alla seconda lavatrice, perché più o meno noi abbiamo bisogno della lavatrice una volta ogni 2 settimane. Bene o male, abbiamo questa autonomia qua. Quindi abbiamo deciso ora di andare a visitare tutta Meteora, tutto il complesso di Meteora, e stasera fermarsi in una struttura, in un campeggio dove possiamo fare anche la lavatrice e passare la notte con più tranquillità, visto che siamo all'interno di una struttura e vista questa allerta meteo che mettono. Però intanto al temporale ci pensiamo stasera, adesso andiamo a vedere Meteora. Stanno ricostruendo la parte dell'argine. Boh, ragazzi, quello lì come lo vedreste come mezzo da camperizzare, eh? Stiamo percorrendo il primo sentiero, più o meno lungo neanche 1 chilometro, che ci porta al primo monastero che abbiamo qua davanti. Ma dopo dovremo fare quelle scaline lì. Qui è facile. Sì, vabbè, sembra tutto abbastanza comunque segnalato. Allora, abbiamo letto che questi posti sacri, pensate, la cosa più assurda è che una volta... Questo è il monastero più vecchio, si parla della costruzione intorno al 1400. Una volta per raggiungere questi monasteri non è che c'era la strada, le scaline cavate nella roccia, come stiamo facendo noi adesso, ma c'erano praticamente come delle sorte di carrucole con dei fili, degli argani che portavano su i monaci. Questa cosa incredibile. E pensate che la fune la cambiavano ogni volta che il signore decideva che la fune si rompesse. Quindi mi sa che qualcuno un volo da lassù ce l'ha fatto. Ora anche sì. Più di uno. Ora sì.
E il nome meteora deriva praticamente dalla parola greca che significa sospeso in aria, e penso che non sia parola più adatta di questa, perché sono veramente sospesi, sembra quasi nel vuoto. Sì, erano venuti a cercarci tranquillità e soprattutto riparo dagli insediamenti turchi. E questo primo monastero, la sua particolarità è anche il fatto che c'è stato girato un film di James Bond. Solo per i tuoi occhi. Io non l'ho visto, te l'hai visto? Sì. Hai riconosciuto il monastero? No, non me lo ricordavo, perché sono i film, i James Bond, diciamo quelli degli anni 80. Però credo, sì, con Sean Connery credo. Però l'ho visto, sì. Come vedete, hanno scavato proprio questa strada, un po' salita. Pochino. Dai Ale, Pochino. Ale soffre, i gradini, salite. E c'era la fune, mi sarebbe fatta. E se era il momento che il signore decideva che si rompeva? Oh, è buoni tutti, eh. Oh, se arrivate e trovate chiuso c'è anche il citofono. Potete suonare al monaco. Come vedete, oggi hanno costruito delle gabine che vanno avanti e indietro, probabilmente per portarci i viveri e la roba per i monaci, perché portarlo su da quella gradinata là è dura, ragazzi, ve lo dico. Siamo all'interno del monastero. All'Ale gli hanno fatto mettere questa sorta di gonnellina che copre le curve. Gli uomini devono entrare a pantaloni lunghi. Pensavo dicessero tutti. Non a tutti, perché te eri più vestito aderente. No. Probabile. Gli uomini invece sempre pantaloni lunghi. Comunque dentro è veramente molto bello. Ragazzi, sta roba è incredibile. Questo è il cancellino, come vedete, da dove tiravano sui monaci e venivano messi all'interno di queste reti. Tirati su con queste carrucole, con un contrappeso qua, probabilmente qua ci mettevano all'interno un bastone e c'erano delle persone che giravano e tenevano la corda. Ma incredibile, ragazzi, è alto, eh. Guardate che lavoro. Veramente impressionante sta cosa. E poi il fatto che non veniva fatta la manutenzione alla fune. La fune praticamente la decideva veramente il signore quando si rompeva. E nel senso, il signore lo decideva l'usura. Quando la fune si rompeva, ciao il monaco. O comunque qualsiasi cosa ci sia stata sopra. Magari, probabilmente qualche volta si è rotta la fune mentre tiravano su dei viveri. Speriamo, e non le persone. Come avete visto, il monastero dentro è molto molto semplice, a parte la stanza della preghiera che era più, diciamo, con tutti questi disegni e tutto quanto. C'è un silenzio, ragazzi, una tranquillità incredibile. Abbiamo pagato 3 euro per entrare dentro e solo la parte bassa del monastero è visitabile, perché nel secondo piano ci vivono praticamente monaci. Prima ne abbiamo visto uno, ma non si possono filmare, stava annaffiando il prato. E qua davanti a noi c'è questa croce bianca che dà praticamente su tutta la vallata, dove sotto c'è la cittadina di Kalambaka. Thank you.
comunque ragazzi, dai, questa gonnellina le ridona, guardate, dai. Che poi infatti non è andata solo a lei, ci sono dentro, ci sono altre 5-6 donne, però non è andata solo a lei. Si vede perché sei giovane. Posto veramente bellissimo. Credo veramente che ci si possa trovare la pace. Addio ragazzi. Alessia ha trovato il posto dove poter trovare la pace. Però se non ti vanno via l'operaio, così, perché sono a fare lavori. Okay. Qui dentro mi sa che la pace la trovi qua. Poi con Ellino andrebbe un attimo rivisitato. Te se entri qui dentro mi fai scappare anche monaci, mi fai scappare. Parte la sera alle 7, aperitivi, vai, con vista, apro il bar, dai. Fosse il baretto. Qui dentro la sala della preghiera pensavo fosse il bar, che ci aveva visto gli sgabelli, povera noi. Vedete qua, c'è il divieto di entrare, perché qui sopra si va praticamente dove vivono i monaci. Non so quanti monaci ci vivono in un monastero così, ma secondo me non tantissimi, perché non è eccessivamente grande. Ci eravamo prefissati che saremmo andati a vedere due monasteri, nel senso che poi dopo farli tutti diventa un lavoro. E adesso andiamo a visitare il monastero più alto e più grosso di questo complesso. Ah, stamani poi ci siamo scordati di dirvi che ci sono molti monasteri, ma solo 8. Sono 6. 6 sono visitabili e dove possono entrare i turisti. E poi informatevi bene sugli orari se venite, perché non tutti i monasteri hanno lo stesso orario. Tipo questo qui di adesso apre alle 9 e chiude alle 2, quello di là invece chiudeva alle 4, perché sono proprio, ogni monastero è autogestito a sé. E lì, come avete visto, c'è il montacarichi, lo spazio dove arriva il montacarichi, e invece dove una volta, come nell'altro monastero, praticamente venivano tirati su questi argani. Incredibile. Di gente, sembra più un piccolo villaggio. Ci sono anche i monaci, sono fuori, si fanno fare anche le foto e anche loro stessi fanno le foto per ricordo. Poi ci sono anche dei negozietti dove i monaci fanno le varie cose, saponette o propoli, insomma, con le lavorano con le api. È molto carino. Allora, abbiamo scoperto che questo monastero più grosso, il quale abbiamo visitato adesso, è stato finanziato da tanti soldi da uno zar serbo che è morto e ha lasciato tutti i suoi averi a questo monastero. Per questo che è cresciuto così tanto e è il più grande. Perché comunque il biglietto d'ingresso è per tutti uguale, costa 3 euro su tutti, quindi costa, che su vada a vedere quello più piccolo o quello più grande, costa sempre uguale. Però questo qui ha avuto la fortuna di ereditare tutta questa ricchezza di questo zar serbo. Ragazzi, abbiamo un problema. Un problema non meccanico, ma elettronico. Praticamente, che cosa è successo?
adesso che sono andata a ripartire con la macchina, erroneamente ho pigiato il bottoncino, questo qui. Che cosa è successo? Mi si è inserito l'allarme, cosa che noi avevamo disabilitato a casa. Fortunatamente questa macchina non ha delle chiusure centralizzate, quindi siamo entrati in macchina. Il problema è che adesso è entrato l'immobilizer e quindi quando io vado, come vedete, a far girare la chiave, non parte più e devo ripigiare il bottoncino qua. Il TD5 ha questo macchinario che è il Nanocom. Adesso gentilmente Filippo di Moschito Royale mi ha risposto, sta andando in officina e mi telefona appena è in officina e vediamo un attimino tramite l'elettronica di disabilitare e di far ripartire il tutto. Comunque ragazzi, l'elettronica è sempre un problema, non pensate che Defender non ce l'hanno, ma ce l'hanno. Quindi comunque è una cosa che questo cavolo di telecomandino, siccome lui me l'aveva disabilitato, dovevo essere io a lasciarlo lontano da qualsiasi cosa o quantomeno di levarci la pila di dentro per essere sicuro di non pigiare. Come stavo chiudendo il tetto, ce l'avevo nei pantaloni, ho pigiato e vabbè, vediamo un attimino, dai. Disabilita. Sembrerebbe che ce l'abbiamo quasi fatta, grazie a Filippo di Moschito Royale che ci dà sempre assistenza in qualsiasi giorno, a qualsiasi ora. E era un problema di centralina nel Nanocom, insomma, ho dovuto fare 2 o 3 operazioni. Adesso sta disabilitando le nostre chiavette. Insomma, dai, tutto bene quel che finisce bene. Eccolo lì, è il telefono in diretta con Moschito Royale e buon primo mese in viaggio. Boh ragazzi, grande Filippo. Grazie Filippo. Come sempre, numero uno. Non era una cosa difficile, assolutamente, semplicemente siccome era una cosa che da inesperiente io non avevo mai fatto. E ricordatevi che i mezzi si imparano quando si viaggia, perché a casa a tenerli in garage non si impara niente. Semplicemente con il Nanocom, marchingegno fondamentale che ora ve lo faccio vedere, è questo qua. Per chi viaggia con TD5 è importantissimo. Abbiamo riattaccato e abbiamo riabilitato il telecomando, levato l'immobilizer e ridisabilitato il telecomando. Adesso i telecomandi non li tengo più attaccati al portachiavi, l'ho messi nel cassetto dietro. Stasera secondo come ci levo anche le pile, così almeno siamo sicuri che non pigiamo più niente, tanto la macchina parte anche senza telecomandi perché la nostra macchina non ha antifurto. Perché tanto ci siamo noi dentro, quindi l'antifurto lo fa la Lessa. Sì. Viene a prendere col coltellaccio, quello di Halloween, se avete visto la foto su Instagram. Quindi ragazzi, andiamo al campeggio. Fra l'altro abbiamo trovato anche... Adesso mi sa che ho capito chi sei. Tu sei, non sei quello che è nato su da Raffo, che hai fatto l'intervista, sì, da Raffo. Sì, ecco, sì, dove ti ho visto. Sì, sì, sono io. Infatti stavo facendo un video. Che piccolo il mondo, ragazzi. Siamo quelli lì. Dai, ciao caro, ciao. Fra l'altro motociclista italiano che ha riconosciuto la macchina, targa, roba, ci siamo messi a chiacchiere, anche lui primo viaggio in moto, stasera dorme qua e ci ha già anticipato che pioverà perché sulla costa sta piovendo. Quindi andiamo al campeggio. Via. Ragazzi, siamo arrivati nel campeggio e indovinate un po'? Non c'è l'asciugatrice. Porca miseria, ragazzi. Come sei sempre negativo. Andiamo, ce la fa l'aperitivo, se non ce la maglietta. Oh, mi fa regalo. Ragazzi, il campeggio senza asciugatrice, ma che cazzo l'avrei a fare il campeggio? Vabbè, dai, comunque rimaniamo lo stesso perché abbiamo visto che, appunto, come abbiamo detto ieri, c'è questa allerta meteo forte oggi e qui dintorno, siccome ci sono tanti posti dove mettersi, a parte quello di ieri che eravamo dentro il letto del fiume e se piove forte non mi pare adatto andarci a mettere, quindi ci siamo posizionati qui e passeremo la notte, speriamo che non ci porti via il temporale. A domani. On the road, I'm losing.
lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Heading back to what used to be home. Where every mile is